Parrucchieri Revolution, dove siamo? Via Cesare Battisti al 20/1 a Sangue Lombano all'Ambro, 0371 898900, l'ho detto io. L'hai detto te? Esatto. Sapete con chi siamo qua oggi? Con Cristiano. Ciao. Il nostro grande, grande formatore del colore. E volevamo fare un po' di domande, appunto. La voce che sentirete fuori campo è quella della Rosy, che farà da traduttrice. Ma non è vero! Io faccio le domande a Cristiano, ci sarà Mattia che traduce. Ma poi non solo domande. No, un po' di osservazioni. Esatto. Un po' di osservazioni sulle due giornate, ce ne sarà una terza domani, ma queste sono un po' di osservazioni, un po' di feedback dopo il secondo giorno. Esatto, esatto. Io ho osservato in queste due giornate, osserverò anche domani. E la cosa fondamentale che ho osservato, Cristiano, è stata quella che sei riuscito a trasmetterci come con le tecniche sia di abbinamento colore sia tecniche innovative riesci a togliere difetti alla conformità della testa e a esaltare invece le parti belle di un viso e a dare luminosità e a dare armonia a quello che è il colore e il taglio. Sì, it's very much about shape and balance. Riguarda tutto la forma e l'equilibrio. So what we've been working on today is working in combinations of color and making them work so we have the application in one toner without a toner. So if we do that, we apply bleach first, but we work on the technique, and sometimes with that technique we don't need to tone. Quello che abbiamo visto oggi è stato imparare una tecnica in cui in una sola applicazione abbiamo ottenuto l'effetto desiderato, in cui si sono fatti colpi di sole all'inizio e si sono poi fatte delle piccole correzioni senza usare un toner. For example, in a salon situation, instead of actually pre-lightening and then toning, our techniques on the Prima course work in one, and they give a lot of freedom to the hairdresser and the client, so they're not here all day, for example, having bleaching and toning. So it's all about the combination of the color, and as Rosy said, working in harmony, so maybe putting darker with lighter to create that contrast, and then obviously having less gold or natural colors. Sì, ad esempio è proprio quello che viene fatto nei saloni spesso, di fare prima i colpi di sole e poi utilizzare un toner. È stato fatto diversamente oggi, per cui si sono fatti i colpi di sole e si sono fatti dei piccoli aggiustamenti in fase finale senza utilizzare il toner. E come diceva Rosy, tutto il risultato si basa sul contrasto di colori chiari e colori scuri. Very good. And the other thing that interests, what else interested you today? Che cos'altro vi è interessato oggi? Io posso dire un'altra cosa prima che parli tu. Ecco, la cosa che mi è piaciuta altrettanto di quella che abbiamo appena detto è l'uso minuzioso del decolorante. Cioè tu lo usi solo in alcuni momenti e molto 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 delicato nell'uso del decolorante. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto, e sei riuscito, appunto, come dicevo prima, a creare delle sfumature di colore solo, o comunque con la maggior parte, solo con i colori, senza l'uso del decolorante. Through technique, yes. So correct, how we've been working is leaving natural hair in between, using a minimal amount of bleach and working with the organic color systems products, which is really natural and really shiny. Esatto, è proprio quello che abbiamo fatto. Abbiamo usato una tecnica che lasciava il colore naturale intervallato con ciuffi di con un minimo utilizzo, proprio minimo, di decolorazione, e tutto il resto del lavoro fatto proprio con il colore naturale di organic. Esatto, preserva molto anche la qualità del capello questo. So I have a question for you. How do you think the participants would benefit? Do you feel that their investment is valid? Pensate che i partecipanti al corso abbiano fatto un buon investimento nel venire? How do they save? Io li ho visti molto, molto, molto soddisfatti. Molto soddisfatti, perché quello che abbiamo visto oggi, veramente già dopo 15-20 minuti di corso valeva tutto il prezzo del biglietto. Ci ha dato di quelle nozioni che sono uniche. Oggi abbiamo colorato capelli ricci, capelli lisci,
capelli sottili, capelli di grosso diametro, ha usato tecnica e colorimetria. L'abbinamento fondamentale per creare un look, per creare un'immagine. Cristiano, grazie. Thank you very much. What else have you got on there as well? That looks a lot of information. You've been taking notes, haven't you? Stai prendendo appunti oggi. Sì, oggi ho preso tanti appunti. Ringraziamo Cristiano, sarà con noi ancora domani e anche a ottobre per la seconda sessione di questo percorso. This is a 6-day course and we're on day 2. Ok. Ciao, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao.